trovarmi a Sorrento, perché molte mie amicizie sorrentine mi hanno confermato una cosa molto importante, che questa, oltre ad essere la terra del mito, dell'umanità, della poesia, è la terra della concretezza, del decisionismo, delle cose che si pensano e si fanno. E mi rammaricavo, guardando tutte le presentazioni che ci sono state, le manifestazioni che ci sono state su Totò, che non si era indetto un seminario conclusivo per questo anno. Ebbene, io devo dire che oggi, con la lectio magistralis del professor Lauro, si è colmata questa lacuna, perché tutti gli altri interventi sono stati di una profondità notevole, cioè si vede che hanno letto il libro, si sono interessati. La lectio magistralis del professor Lauro è un approfondimento che ci dà conferma di quello che noi abbiamo scritto e quello che noi pensavamo di voler fare. Noi, quando ci siamo messi a scrivere questo libro, eravamo convinti, e siamo tuttora convinti, che la grandezza di Totò era stato un ostacolo per farsi capire, cioè come quei santi taumaturgi che non hanno avuto ancora l'approvazione dalla gerarchia, però già sono santi. Così è stato per Totò. Non c'era stata alcuna approvazione da parte della cultura saccente, paludata, però già il popolo lo ha amato. E lo ha amato conoscendolo in quelle che sembrano delle piccolezze della sua vita, della sua attività di comico, ma che sono grandezze, perché rappresentano la conoscenza della vita umana. Le cose che maggiormente io ho sentito dire nel corso di questi mesi alle nostre presentazioni, dice Totò, si può dire tutto e il contrario di tutto. È vero, è una grande verità, perché Totò, la definizione di Totò è impossibile a poterla dare, perché contiene tante verità, tante possibilità, tante risorse, che è impossibile, diciamo così, definirla. Io devo prendere un poco per sprazzi, per dare qualche risposta. Il professore Lauro ha detto è dadaista, è futurista, io aggiungerei è barocco anche. È barocco quando lo sentiamo in quelle sue filastrocche. Il barocco che doveva fare? Il barocco doveva sorprendere, doveva dare un'idea di effervescenza, perché era nato, diciamo così, come uno stile che doveva attrarre anche le persone alla chiesa, quindi lo stile barocco, effervescenza, e Totò è un'effervescenza in panzaniera, il barocco. Giustamente dice è futurista, ma è lui stesso che si definisce però non futurista, però va a finire nella categoria del futurismo, perché il futurismo che cosa diceva? Il famoso teatro a sorpresa del futurismo era il teatro che annullava tutte quante le regole. Il suggeritore diventava il dimenticatore, doveva far dimenticare la parte per farla creare, l'attore diventava, diciamo, lo spettatore, quindi si mutava tutto. Totò sconvolge, lui stesso dice, quando a Laureana Fallaci gli chiede, dice, ma come nasce la sua arte? Dice, guarda, io non so definirla, io lavoro distinto, vado a braccio, creo così per quello che io sento. Allora, noi, e Gianni lo ha accennato, per fare questo libro abbiamo fatto una piccola ricerca di mercato e abbiamo chiesto alla gente del popolo, la gente che non è che meno acculturata, non è che legge tanti libri, non li può leggere, non ha il tempo. E che cosa diceva? Ci ha detto la gente del popolo, ci ha detto Totò è una meraviglia. La gente invece acculturata, gli studiosi, la stessa cosa. Poc'anzi sentivo
Sabattini, Fellini, che dicevano è un tucano, il tucano è quell'uccello con quel becco che è solenne e allo stesso tempo anche goffo. Totò era così. Lo stesso Bobbio, no? Il grande Bobbio, dice lui raggiunge la miseria, la nobiltà, però sono dei caratteri indistinguibili, perché lì c'è una fusione, ecco, la fusione del... E allora che bisogna dire? Una conclusione dobbiamo arrivare, a questa conclusione penso io, si dovrebbe arrivare attraverso un grande convegno, e questo lo potrebbe fare Sorrento, prendere questa iniziativa di un grande convegno conclusivo su Totò, perché sennò rimane sempre sospeso. Totò deve essere catalogato, messo nella storia della letteratura italiana, con una definizione ben precisa, non può lasciare soltanto così, non si può lasciare a delle relazioni di uno spontaneismo, deve essere catalogato, messo nella letteratura italiana con una nicchia particolare. E questo può venire un convegno importante sulla personalità conclusiva di Totò, perché Totò è una stratificazione di civiltà, una stratificazione di civiltà che comincia dal IV-V secolo dalle famose farse atellane, cioè la prima commedia dell'arte. Poi siamo arrivati al 500, poi successivamente nel 700-800 lo stesso Benedetto Croce dice: noi non abbiamo un teatro letterario, perché il nostro teatro è teatro di trovate, non ha un respiro lungo di grande trame. Ecco la stratificazione di civiltà, che poi è una stratificazione che sintetizza tutte le tematiche degli scrittori e dei poeti napoletani. C'è Viviani, il popolarismo di Viviani, la gente del popolo. C'è Marotta, il napoletano che si arrangia, che fa tante cose in famiglia, che si organizza, che è ottimista. E c'è Domenico Rea, il napoletano che mentre fa il mea culpa poi bestemmia, quindi i caratteri contraddittori, il carattere vitalistico del napoletano. Ecco, in questa sintesi c'è la grandezza di Totò. Noi come autori parliamo sempre verso la fine, dovremmo limitarci soltanto a fare i saluti, però dovremmo rispondere a tante domande che sono state fatte, ed è impossibile farlo, anche perché ad una certa ora io penso che il sindaco non dovrebbe pagare lo straordinario al personale qui del comune, e siccome sappiamo che i comuni non stanno in ottime condizioni, quindi non vorremmo pesare sul bilancio del comune. Quindi quando noi parliamo di questo artista possiamo dire tutto, ed è la bellezza che Totò è come lo sport: si entra in una bottega, si va al Consiglio Superiore della Magistratura, tutti possono parlare dello sport e tutti possono parlare di Totò, perché è la sua arte che autorizza a parlare. Se notate, Totò anche nella calligrafia ride. Voi vedete la firma che fa Totò, sembrano due persone che sorridono. E poi un'altra cosa, e concludo perché è una curiosità, sul carattere, diciamo, molto molto elegante, signorile, ma una signorilità di animo, non perché lui abbia questi natali e ci teneva ad avere questi natali, è una nobiltà di virtù. Quando lui dice quisquiglie, sapete che cosa significa quisquiglie? Potete, io lo chiedo, nessuno mi sa rispondere. E quisquiglie che significa? Pinzellacchere che significa? Pinzellacchere significa cose di poco conto. Quisquile non potresti mai pensare che cosa significa. Significa dal latino quisquilia, quisquilia, monnezza. Quindi ecco l'eleganza di quest'uomo che non ha mai nominato, non ha mai detto questa parola, monnezza. Ecco,
Allora, io vi ringrazio dell'ascolto, avremmo potuto parlare a lungo, ma è domenica, domenica si santifica in famiglia all'orario di pranzo, quindi vi ringrazio dell'ascolto.